Alla rivista, quella storia scritta un tempo soltanto dai vincitori, e ora è arrivato il momento anche per dare ai giovani l'opportunità di acquisire una migliore identità, di rileggere quella storia, di rivederla, di riscoprire questi fatti che sono accaduti qui, che sono accaduti a Civitella, che sono accaduti a Messina. Io ringrazio di questa opportunità, ringrazio del fatto che sia stato invitato a questa celebrazione, a questa festa, porto i saluti ancora della mia città e ritengo ancora che possiamo percorrere una strada ancora insieme, che anche per il futuro. Grazie. Grazie al sindaco di Civitella del Tronto, il sindaco di Casalbuono. Perché l'altro comune che purtroppo ne produce a Casaldoni. Signor sindaco, egregio collega, un grazie per l'invito che ha rivolto alla mia municipalità. Un saluto sentito, cordiale alle autorità militari qui presenti, al parroco, ai convenuti. Un pomeriggio di commozione che resterà nel ricordo mio, ma anche della delegazione qualificata e volta del mio paese che è venuta qui. È presente il vice sindaco, è presente l'addetto dell'ufficio stampa, è presente il dirigente della Prologo, sono presenti dei funzionari dirigenti del mio comune. Abbiamo portato anche dei souvenir per la città di Gaeta, per il sindaco, per le sue rappresentanze istituzionali. Sarà compito dell'addetto dell'ufficio stampa consegnarli. È una ceramica che raffigura l'immagine di Ponte Landolfo. Poi teniamo per il vice sindaco di Giaccio un altro omaggio. Forse glielo diamo, poi vediamo. Per l'assessore Mimmo Guerra. Per Antonio Giano, scrittore e assessore che ha visitato più volte la nostra comunità e sulla quale ha scritto. Grazie. Per il presidente della Prologo di Gaeta. E questi sono dei volumi che riepilogano un po' la storia dei fatti del 1861, dei quali riferirò brevemente tra poco. Queste sono delle cartoline commemorative. Questo è un articolo che ricorda la nostra partecipazione all'invito che lei gentilmente ha voluto rivolgerci. Ricordo pure che è stato istituito un comitato per le celebrazioni, che è presieduto dal professor Renato Rinaldi, che cura anche un sito su internet, Ponte Landolfo News, che in questo momento è molto molto visitato, anche perché abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere la visita del giornalista scrittore Paolo Rumiz, di Gian Antonio Stella, Gigi Di Piore, è stato insignito l'anno scorso del premio Landolfo d'Oro nella nostra comunità e a noi vicino, e a lui diamo un saluto particolarmente affettuoso. Come dicevo, sono il sindaco di un piccolo grande paese, è situato alle pendici sud-est del Matese, dei monti del Matese, in provincia di Benevento, quasi confinante con il Molise. Il 14 agosto del 1861, 500 bersaglieri comandati dal tenente colonnello Pier Leonoro Negri, su ordine del famigerato generale Cialdini, ha assalito la nostra comunità. Si sono spenti centinaia e centinaia di cittadini del mio paese.
qualcuno dice 400, qualcuno arriva a contarne anche 1000. Le donne sono state violentate, Margolfo, che era un militare che scriveva il diario di guerra, dice che a Brusto-Libano, tra le fiamme, molti infermi che non potevano cercare scampo nella fuga. Molte donne sono state violentate, molti bambini uccisi, le case distrutte, bruciate, soltanto 3 case rimasero in piedi. E non aveva colpa la mia comunità. Erano stati uccisi 41 soldati dell'esercito regio nella vicina Casaltoni. E però l'ordine perentorio del generale Giardini richiedeva che Ponte Landolfo fosse distrutto. E fu distrutta. In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario abbiamo indirizzato una lettera alle massime autorità istituzionali dello Stato unitario. Abbiamo scritto anche al presidente del comitato, all'epoca emerito presidente, senatore Carlo Arzeglio Ciampi. Abbiamo avuto soltanto in concessione, per gentile concessione, la possibilità di utilizzare il logo, non un grande evento, egregio collega, né Gaeta né Ponte Landolfo. Mi pare che Civitella del Tronto pare che abbia avuto qualcosa, non Gioia del Colle, neppure un passaggio del Giro d'Italia per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Eppure noi chiedevamo di essere riconosciuti città martire. Non ce l'hanno concesso. Con un atto consiliare all'unanimità abbiamo insignito il mio paese dello status di città martire della sofferta e dolorosa Unità d'Italia. Abbiamo scritto al sindaco di Vicenza perché rimuovesse la lapide che ricorda il colonnello Pier Leonoro Negri nella città di Vicenza e che volesse intitolare una strada non secondaria alla comunità di Ponte Landolfo. Ci hanno detto che non era possibile perché era il primo generale dei bersaglieri che veniva insignito di onore e di medaglie. Abbiamo scritto al ministro La Russa perché riconoscesse che i bersaglieri in quell'occasione a Ponte Landolfo si sono comportati da macellari e che volevamo riappacificarci con il corpo dei bersaglieri, però ci voleva anche l'ammissione che a Ponte Landolfo c'era stato l'eccidio. Neppure questo ci è stato riconosciuto. Nei prossimi giorni intitoleremo una strada a 2 figli di Ponte